Giuseppe Ungaretti, il poeta di Mattina o Soldati, in qualche modo il poeta che ha rappresentato al meglio la ricerca novecentesca di una parola nuova, pura, vergine. Un poeta che ha provato a rinominare da capo la realtà, creando nuovi ponti tra le cose e il modo in cui le nominiamo. Sembra un discorso difficile, ma non lo è. Vediamo. Cominciamo dalla vita per capire di chi stiamo parlando. Giuseppe Ungaretti non nasce in Italia, ma in Egitto. A Alessandria d'Egitto, siamo nel 1888. La famiglia comunque era di Lucca, quindi erano lì per lavoro. E Giuseppe studia lì, si forma lì, e questi luoghi rimarranno per sempre impressi nella sua memoria e nella sua poesia. Poi nel 1912 invece si trasferisce. Va a Parigi, studierà anche alla Sorbona e avrà modo di entrare in contatto con la poesia dei grandi poeti simbolisti francesi, come Baudelaire, ma soprattutto Mallarmé, la cui poesia lo influenzerà fortemente. La letteratura infatti era da sempre una passione di Ungaretti che, per quanto riguarda gli autori italiani, era fortemente legato alla poesia di Petrarca o di Leopardi. E a Parigi comunque entra in contatto anche con artisti e scrittori d'avanguardia, anche italiani, ma anche internazionali. Conosce Apollinaire, Picasso, De Chirico, Modigliani. Nel 1914 Ungaretti torna finalmente in Italia, principalmente per partecipare alla guerra. Partecipa alla Prima Guerra Mondiale come volontario, combatterà sul Carso, e anche questi luoghi resteranno per sempre impressi nella sua memoria e nelle sue poesie. Sempre durante la guerra, alla fine del 1916, viene pubblicata la sua prima raccolta poetica, Il Porto Sepolto, a Udine, e queste poesie poi saranno ripubblicate insieme a altre nel 1919 con il titolo Allegria di naufragi. E queste due raccolte confluiranno in un'unica pubblicazione, L'Allegria, del 1931, che forse poi è la sua raccolta più famosa. Ungaretti partecipa alla guerra, ma partecipa anche all'esperienza del fascismo. Nel 1921 è a Roma, e quelli sono proprio gli anni del Partito Fascista, ricordiamo che la marcia su Roma è del 22. Diventa in questi anni uno degli intellettuali italiani di riferimento per il nostro paese, e la sua voce si fa sentire anche all'estero. Il suo prestigio cresce così tanto che nel 1936 gli viene assegnata la cattedra di letteratura italiana all'Università di San Paolo in Brasile. Lì resterà 6 anni, poi tornerà in Italia e sarà professore di letteratura italiana a Roma, e continua nel frattempo a pubblicare opere molto importanti. Nel 1933 aveva pubblicato la raccolta Sentimento del Tempo, nel 1947 Il Dolore. Nel 1969 queste raccolte ed altre, diciamo tutto ciò che ha pubblicato, viene raccolto in un'unica pubblicazione, Vita d'un uomo. Morirà poi a Milano nel 1970. Bene, abbiamo visto quindi che stiamo parlando di un professore di letteratura, di un autore che prima di tutto apprezza la letteratura del passato e conosce anche quella contemporanea. E quindi la riflessione sulla poesia, su cosa possa essere la poesia, arrivati ormai nel Novecento, è fondamentale e ce l'aspettiamo anche. E in effetti Ungaretti lavorò tanto sul metodo, sulla ricerca di nuove modalità espressive, e il suo lavoro sul verso, oltre a produrre dei risultati effettivamente meravigliosi, influenzò tanto anche la poesia degli altri. Contribuì per esempio all'evoluzione dell'ermetismo, corrente letteraria degli anni 30 che individuò proprio in Ungaretti il suo caposcuola, e nelle sue opere individuò un punto di riferimento per elaborare una nuova poetica. Il lavoro di Ungaretti parte dalla centralità della parola. La parola è ciò che permette a tutti noi di ottenere un'illuminazione improvvisa, di comprendere dei nessi, di arrivare al centro di un'emozione, e la poesia, che proprio di parole è fatta, e deve selezionare quindi dei termini che riescano a fare questo, che riescano a illuminare il lettore, a farlo arrivare a una conoscenza improvvisa e folgorante quasi, no? E questo risultato deve essere ottenuto solo grazie alle parole usate, senza che il poeta crei nel lettore dei ponti, delle rotaie, diceva Ungaretti, per suggerirglielo. È per questo che diciamo che la poesia di Ungaretti si regge sull'analogia, che non è una metafora o una similitudine o un simbolo, perché non sono esplicitati termini di paragone nell'analogia. È una comunicazione senza fili, come diceva lui, mancano appunto quei ponti. Nella pratica Ungaretti mette in relazione, in contatto, immagini tra loro lontane, attraverso poche semplici parole, e riesce magicamente a creare dei nessi in un baleno, rapidamente. È una poesia che comprendiamo subito, e questo è il bello. Nonostante il poeta ci dica poco e niente, noi comprendiamo l'analogia. E la parola, proprio per questo, non può essere soffocata in mezzo a mille altre parole. Sarebbe come, non so, diluirne il significato, la potenza. Va lasciata sola nello spazio bianco della pagina. E così acquisisce potenza, si carica di tutto il suo significato e riesce a evocare le immagini che il poeta vuole. Ecco perché le poesie di Ungaretti sono generalmente molto corte, perché libera la parola dal superfluo, adotta versi liberi e brevi, spesso il verso coincide con la parola stessa.
E la sintassi è semplice, non ci sono quasi mai subordinate, a volte ci sono addirittura frasi nominali, cioè senza verbo, e così le poche parole usate possono risuonare e tirare fuori il loro vero profondo significato, che poi è una poesia molto innovativa, sembra quasi distruggere l'intera tradizione poetica che imbrigliava i versi in delle strutture metriche e rimiche ben definite. Vedremo a breve però che il suo intento non è chiaramente quello di distruggere e basta. Ci aspetteremmo, detto questo, parole complesse, invece no. Il lessico utilizzato da Ungaretti è semplice, è un lessico comune e in questo risente della lezione di autori come Petrarca o Leopardi, che sono poi i suoi punti di riferimento, e che selezionavano un ristretto numero di vocaboli per la poesia, vaghi e indefiniti, mi viene da dirla alla Leopardi. In questo lavoro comunque risente anche e soprattutto della lezione dei simbolisti e di Mallarmé, come abbiamo detto, in cui c'era un lavoro molto simile sull'analogia e sul potere evocativo delle parole. È influenzato anche dalle riflessioni dei futuristi sulle parole in libertà, tuttavia con questi ultimi, anche se aveva dei rapporti, non condivide molti aspetti, soprattutto ideologici. Il poeta quindi è un vero e proprio sacerdote che sa cogliere in essi tra le cose e sa raccontarli utilizzando le parole giuste. Questa è la visione che Ungaretti ha del poeta. Il poeta assomiglia al sacerdote anche perché c'è sacralità in questo lavoro e il poeta lavora con l'ignoto, con l'incomprensibile, proprio come un sacerdote, e quindi non può far altro che illuminare pezzi di questo incomprensibile attraverso l'uso di alcune parole. E non può rivelare il tutto con un discorso ben costruito, lineare, complesso, perché il tutto non si fa raccontare. E ricordiamo che la sua prima raccolta si chiamava Porto Sepolto. Ecco, il poeta fa proprio questo, immergersi in un porto sepolto per riportare alla luce con le sue poesie i significati delle parole che trova lì in fondo. E c'è una cosa da sottolineare, questo lavoro sulla parola non è un lavoro di distruzione del verso tradizionale. Ungaretti infatti non si limita a scomporre il verso, a togliere parole, a isolarle, a smontare il linguaggio, e poi lo rimonta. Nella raccolta Sentimento del tempo questo è evidente. Dopo aver lavorato sulla ricerca della verginità delle parole, Ungaretti ricomincia a costruire il verso e quindi le poesie si allungano, la sintassi si fa più lineare, adotta addirittura delle forme metriche tradizionali, come per esempio l'endecasillabo. Insomma, dopo aver distrutto il verso, ora si impegna a ricostruirlo in modo nuovo, cercando di dargli una nuova vita. Ma di cosa parlano le poesie di Ungaretti? Sono poesie fortemente autobiografiche. Ungaretti diceva che la poesia prima di tutto è una confessione e i temi principali sono quelli che lo riguardano, come la guerra, ricordiamo Ungaretti ha vissuto anche personalmente la guerra, oppure l'infanzia e l'adolescenza passate ad Alessandria d'Egitto, ma ancora più in generale un tema che tocca tutti, il senso della vita, inteso come ricerca dei significati ultimi della nostra esistenza. E in questo Ungaretti indaga se stesso, è autobiografico, ma la sua esperienza è alla fine paradigmatica per l'umanità intera.